La questione è molto molto facile, due partitacce, due trasfertacce, due campacci sicuramente, ma una vince e l'altra no. La Lazio passa all'ultimo secondo, il Milan invece non passa. Il Milan sbatte ancora contro un muro, non è il Newcastle, è il muro giallo del Dortmund, però un Milan che sta a 2 punti con 2-0-0, nessun gol ancora, invece la Lazio non gioca bene per niente secondo me, ma alla fine passa. E quello che è importante, esattamente come contro l'Atletico, non è a che punto stai al 94esimo, ma come finisce la partita. La Lazio comunque al 90esimo avrebbe, credo, un punto, e invece ne ha 4. E questo è molto molto importante. Però, prima di parlare di questa doppia sfida, iscrivetevi, lasciate tanti like e tanti commenti qui sotto. E mi raccomando, che è fondamentale, seguitemi anche sugli altri social che utilizzo, vale a dire Instagram e TikTok. Allora, diciamo recap molto rapido se ci riesco, così chiudiamo in fretta, anche perché non ho voce, sono sincero. Comunque partiamo dalla Lazio. Lazio che passa all'ultimo istante al 95esimo, Lazio che alla fine vince, quindi anche a Glasgow. Non mi è piaciuta per niente la partita, una Lazio che comunque è stata, a parte che è abbastanza distratta nei singoli, penso a Camada, penso a tutto quanto il comparto, il reparto difensivo, penso anche a Felipe Anderson, penso un po' a tutta quanta la squadra, sia nei singoli ma anche come atteggiamento. Sembrava quasi che non le andasse di giocare questa partita. E infatti comunque le critiche sono piombate su Sarri, la squadra, giustamente secondo me, a fine primo tempo. Nel secondo il copione è lo stesso, la Lazio a 10 dalla fine più o meno va anche sotto, il gol però viene annullato e quindi si ridà a Sarri un'altra grandissima opportunità, ovvero vincere questa partita, perché parliamoci chiaro, le chiacchiere stanno a zero. La Lazio non può, non può non passare questo girone. Ora, da primo o da secondo? Da primo sarebbe un grande risultato, da secondo sarebbe quasi il minimo sindacale, perché seriamente, ora, il Feyenoord prima fascia è stata una fortuna quasi insperata. L'Atletico è una buona squadra, però è lontano dall'Atletico dei bei tempi, quello sicuramente. Il Celtic è una squadra che a Glasgow ti può mettere in difficoltà, perché è difficile oggettivamente vincere in Scozia, ma vai a vedere il Celtic oggi, ma che partita ha fatto? Celtic è una squadra scarsa, il Celtic tecnicamente è scarso. Ovviamente l'ostacolo grande è la trasferta, ma se tu superi la trasferta ti restano Feyenoord e Celtic in casa, potenzialmente partite da 6 punti, vai a 10. Comunque penso che fra Rotterdam e Madrid un puntazzo almeno lo tiri fuori. La Lazio, diciamo che è messa abbastanza bene. Poi sono tutti calcoli così, sono tutti conti della serva, però diciamo che la Lazio comunque è già ben avviata verso gli ottavi, e ci mancherebbe, aggiungo, la Lazio non può uscire perché è un girone talmente facile da essere quasi ridicolo per la Champions, quasi un girone. Ora c'è l'Atletico e quindi la media viene un po' alzata, ma è quasi un girone comunque da Europa League. Invece il Milan ha un girone totalmente differente, ha un girone di ferro, e in un girone di ferro non puoi permetterti di non strappare neanche qualche colpaccio. Qualche colpaccio poteva essere il Newcastle, anche se il Newcastle sulla carta, perché vai a vedere oggi come il Newcastle ha strapazzato il PSG, però sulla carta in casa contro il Newcastle era la partita più facile, eppure non la vinci. Vai in Germania e non vinci. E anche qua, discorso identico alla Lazio, identico, si potrebbe traslare tutto quello che ho detto sulla Lazio al Milan, ovvero nei singoli deludente secondo me, Giroud che si è mangiato due gol clamorosi, Pobega, Calabria, comunque il Milan a me non ha convinto, a parte Musà ha convinto tanto, devo dire, sta crescendo di partita in partita, però un Milan deludente contro un Borussia che forse è stato pompato più di quello che realmente è, perché comunque a me il Borussia non è sembrato nulla di che. Poi il Borussia è una squadra che in casa non perde quasi mai, è difficile. E infatti, come Glasgow, anche Dortmund è una trasfertaccia. Però, guardando come si è comportato il Dortmund in campo, una partita a parte noiosissima, secondo me. Chi è rimasto sveglio, tanta roba, buon per voi, sono contento. E poteva fare di più e poteva vincerla questa partita, perché devi fare qualche colpaccio, altrimenti questo girone non lo passi. Non lo passi, perché adesso che fai? Devi vincere contro il PSG in casa, devi andare fuori a fare punti a Parigi. E poi comunque vai in Inghilterra, vai a Newcastle, cioè è difficile, se tu sprechi queste opportunità perché oggi potevi vincere, è difficile poi che vai a passare questo girone. Però
mi prendo una piccola rivincita parziale dicendovi che quando dissi ad agosto che non era impensabile che passassero Newcastle e Milan, guardate ora, il Milan comunque sta messo maluccio, però può passare, il Newcastle è primo. Il Newcastle in questo girone clamoroso da quarta fascia è primo in classifica. Occhio e orecchi, orecchie aperte, mi raccomando. Con questo passo e chiudo, iscrivetevi, tanti like e tanti commenti qui sotto e mi raccomando, è fondamentale, seguitemi anche su Instagram e TikTok. Ciao!